televisioni, X-Factor, Tino Express, oppure altri che appaiono apparentemente, come dire, meno cool, insomma, come amici, come grande fratello, eccetera. Vorrei concludere soltanto precisando una cosa che trovo veramente molto curiosa, che riguarda il tono di questi interventi o le modalità di questi interventi. Innanzitutto c'è un fenomeno nuovo che dire, va affrontato, andrà affrontato in qualche misura, che è l'anonimato. Cioè, noi parliamo tanto di social TV, di discussioni, di comunità, eccetera, e l'80% di queste discussioni avvengono sotto forma di anonimato, cioè non sappiamo chi è, chi parla, che cosa, eccetera, si nascondono sotto dei nickname, sono forme, no? Arrivano degli insulti, tu vorresti sapere chi è che ti insulta, e invece trovi spettatore di un eccetera, insomma, cioè è un fenomeno che andrebbe e poi c'è un'altra forma, cioè non esiste ancora, come dire, un linguaggio comune di questi social, ma esistono due forme tra di loro molto divaricanti, e queste due forme sono: l'una è il sarcasmo, cioè nel senso che l'elite che guarda si diverte, come dire, a fare battute, a dare giudizi molto saporiti, molto, anche molto intelligenti, anche molte cose. E tutto ciò avviene quando lo spettatore, lo dico adesso in maniera molto brutale, si ritiene più intelligente del programma. Ed è una forma molto, molto, molto condivisa, cioè nel senso che si guardano quei brutti sceneggiati televisivi, oppure si guardano i programmi proprio più così, più grezzi, eccetera, e poi si fanno delle battute, anzi ci si diverte a, in qualche maniera, a costruire una piccola comunità di persone intelligenti che tra di loro si riconoscono perché sanno essere sarcastici nei confronti di questi programmi. Un'altra forma estrema è quella dell'ingenuità, quella del fan, nel senso che su qualunque programma, c'è quell'eccitazione molto tradizionale, no? Cioè nel senso che riguarda appunto tutte le forme puntuali che hanno accompagnato la storia dello spettacolo, e ci si esprime sul fatto che si commenta la bellezza di Garbo, oppure si commenta il fatto che un cantante ha fatto un'ottima prostezione, eccetera. Cioè non esiste. Esistono per ora queste due forme estreme. Sarebbe interessante appunto vedere in quanto tempo ci sarà una maturazione, perché questa forma di second screen, cioè di assistere a un programma commentandolo su un altro schermo, trovi una sua normalità che in questo momento difficilmente, almeno io, ho difficoltà a intravedere. Grazie. Rappresentati le piattaforme, broadcast, e poi ci siamo noi.
positivo di un doppio livello ermeneutico, quello che parlava Giddens quando parlava delle regole del metodo. Cioè noi siamo qui a studiare qualcosa che però ci vede attori, perché poi appunto la conversazione che si realizza sul programma politico o altro, beh, la animiamo noi, quindi effettivamente secondo me sarà interessante anche vedere da parte di tutti i presenti se c'è qualcosa che viene fuori anche da queste interazioni, da questa riflessione. Però a partire proprio da questo doppio livello ermeneutico, io prima di dare la parola poi appunto a interventi più precisi, vorrei dare la parola a Alberto Marinelli, che si è, che ha studiato il fenomeno della social television dal punto di vista scientifico, quindi ancora uno sguardo generale, salvo poi invece entrare più nel dettaglio con interventi specifici da parte delle altre persone. Alberto, grazie. Sì, grazie Sara, grazie a tutti voi, e chiederò forse un paio di minuti in più perché è un'occasione che capita raramente, soprattutto nei convegni, di affrontare un passo indietro perché condivisa e molto attenta reciprocamente. Qualcuno ti investe. Una fase che è evidentemente molto complessa, molto per questo è interessante e ci affascina tutti quanti. Allora, noi non ci siamo consultati prima, ma nella mia scaletta, grosso modo, vi ho segnato i tre passaggi che aveva segnato Fausto, no? Social TV come tecnologia, social TV come esperienza, che forse sono le due prospettive che interessano di più i ricercatori, e infine social TV come mercato. O se volete, vi attualizzo alla distinzione che era partita Fausto all'inizio, dinamica in un caso e operativa nell'altro. Noi siamo interessati in qualche modo ai fenomeni quando emergono, perché lì pensiamo di osservare processi straordinariamente rilevanti dal punto di vista sociale della crescita della conoscenza. Le imprese, chi deve monetizzare, chi deve trasformare tutto questo in mercato, ovviamente sono più interessate alla dimensione operativa. Dobbiamo stare insieme, siamo insieme a questo tavolo, penso che dobbiamo stare insieme anche per alcuni passaggi seguenti. Allora, piccole notazioni, tecnologia, sì, pagina 62 è un ecosistema complesso e non pacificato, io mi ritrovo perfettamente in questa definizione, l'ecosistema è stato già sviluppato molto. Dal punto di vista tecnologico, i due processi importanti sono il processo che rende indistinti i confini tra i media, e questo è uno degli ambiti della convergenza, e poi il suo riverbero dentro il medium televisione. Per dirlo in una formuletta, stiamo in un ecosistema dove si è passati da un totale potere del producer control and flow, a un quasi totale autonomo potere di produzione dell'utente, user generated flow. Quello che rimane è la parola flow, a cui tutti siamo molto affezionati, da Williams in poi, che però sta subendo una mutazione genetica, perché è evidente che un flusso prodotto, generato, condiviso, commentato è qualcosa di differente dal flusso a cui eravamo esposti. Seconda condizione, da questa condizione che è soprattutto di assetto tecnologico, ne deriva una relativa alla social media esperienza. Io penso che dobbiamo essere ora e nei prossimi mesi e anni ancora molto a ridosso dell'osservazione delle pratiche emergenti. Per capire come sta andando la televisione bisogna entrare nelle case, parlo di cose dell'osservatorio che Oscar ha fatto ripetutamente, quindi so benissimo di condividere uno stile di riflessione, entrare, vedere, studiare i posizionamenti, prima viene citato il divano, le persone, cosa fanno, non staccano metaforicamente la televisione da dove è appesa dal televisore grande, se la trascinano nel tablet. Chi è che fa questa operazione? Sono i bambini prevalentemente? Che significato ha? E poi che tipo di cortocircuito comunicativo avviene all'interno delle pratiche? Ovviamente questo chiama il tema fortissimo, molto presente nel rapporto, della geografia dell'attenzione. È una nuova configurazione topologica, oserei dire, dell'attenzione. Ma l'attenzione viene sia dislocata in maniera alternata tra piccolo schermo e grande schermo,
sia dislocata fra l'attenzione a ciò che sta accadendo dentro lo schermo, a quello che si dice rispetto al contenuto, a ciò che dicono le persone rilevanti, a ciò che dico io rispetto all'attenzione rilevante. Questo è un grande segno. Teoricamente abbiamo due radici, no, su cui poggiare. Una è quella delle pratiche di fandom. È evidente che un pezzo della social TV è una forma risematizzata e quotidianizzata del fandom. E però ce n'è un'altra che è altrettanto rilevante, no? Sono seduto vicino alla persona che rappresenta Facebook, ma Facebook è anche modalità di espressione, luogo dove si marcano le identità, no? Dove si posizionano le identità, dove ci si rappresenta in un contesto che è semi-pubblico. Allora questa è un'altra dimensione che ci viene dallo studio social media, al quale dobbiamo stare assolutamente attenti. Passo rapidamente e chiudo sulla dimensione operativa del mercato. Anche qui mi era appuntata delle espressioni del rapporto su cui sono assolutamente d'accordo, in particolare quando prende sul serio la dicotomia tra profitto e comunità, sto citando la pagina 79, no? Quando ragiona sull'evoluzione del mercato delle pratiche e dell'attenzione, oppure quando a pagina 81, sintetizzando, credo sia Murro, scrive, no? L'utente è simultaneamente un agente produttivo, depositario di possibilità comunicative inedite e target commerciale del modello di business che è proprio della piattaforma da cui queste stesse possibilità derivano. Bene, siamo all'interno di questo cortocircuito. È un cortocircuito molto denso dal punto di vista di chi riflette come studioso, ma è un cortocircuito altrettanto importante per chi opera nell'impresa. E allora, tanti interrogativi, il primo, sì, è vero, più trasparenza, più osservabilità, ma anche pratiche di resistenza, lo sa, alla fine è questo, no? La resistenza alla maniera come siamo soliti usare questo termine. E poi, touch point, no? Transmedialità, è un'altra maniera per dire, con termini più da marketing, quello che ci trovo poco fa al prossimo, i testi che prevedono già al loro interno, quando vengono pensati, la possibilità che possono essere presi, appropriati, toccati, manipolati, integrati, cogestiti. Questa è una grandissima sfida. È una grandissima sfida perché l'ultimo elemento di riflessione coinvolge il brand. E il discorso si fa molto complicato, ma per fortuna è molto vicino a quello che accade per altri brand. Spero di non suscitare la vostra ilarità. In definitiva, non è che le Iene, cito le Iene per omaggio a Ilko Falonieri, e poi perché è una delle trasmissioni che genera più engagement social, non è che ha un problema differente dal Mulino Bianco, e cito di nuovo un altro caso dove l'interazione con i social è straordinariamente efficace, ma tutti quanti hanno la necessità di provare a integrare nei discorsi promossi dal brand le produzioni creative autonome promosse dagli utenti, e questo ovviamente prevede degli ingaggi, degli agguati. Cito gli outfit di Ilaria Blasi su Instagram, che è un classico agguato che può essere anche messo in valore perché co-branded, cioè Iene più outfit di Ilaria Blasi, può dare valore. E allo stesso tempo, questo è bello, è qualcosa di cui si accorgono le persone, vale per le merendine e vale per gli outfit, nel senso che come è stata fatta a riscrivere la dose dei frullini al Mulino Bianco, in un caso è accaduto così, in un altro caso hanno cambiato il packaging, così è possibile che in un programma televisivo, anzi, oserei dire, è uno dei vantaggi tutti da esplorare dell'osservazione della social TV, ci aiuta il pubblico a rideterminare con una centralità positiva quello che stiamo facendo e quali sono le disponibilità testuali a riprogettarsi contemplando la cultura. Grazie, mi fermo. Allora,
adesso appunto darei la parola a appunto coloro che sono qui in questo tavolo con in rappresentanza di appunto i broadcaster, le piattaforme e così via. Anche perché appunto inizieranno probabilmente a dare risposte a interrogativi che sono già stati sollevati in parte o anche più specificamente dagli interventi precedenti. Quindi darei la parola appunto a Yves Confalonieri di Mediaset per vedere qual è il punto di vista poi rispetto alla social television appunto del podcast. Prego. Buongiorno. Si parla tanto di
social TV come interazione nell'immediato del programma. Allora, tanto per darvi un quadro, noi su una serie di programmi, come diceva Don Gaso, sono dei programmi che non ha assolutamente senso fare attività social, però siamo presenti tendenzialmente al massimo con 4, anzi 5 opzioni, diciamo, socializzanti: Facebook, Twitter, Instagram, il nostro social media, che è, diciamo, una porta di interesse diretto con alcuni programmi, e da un anno a questa parte, un anno e mezzo a questa parte, con una piattaforma di second screen, che è Mediaset Connect, che per il calcio e per, diciamo, 5-6 programmi in questo momento, dà la possibilità all'utente di poter dialogare, commentare, tra l'altro con i famosi Facebook Connect, Connect, eccetera, eccetera. Allora io direi, smitizziamo il fatto che la televisione, soprattutto della televisione tradizionale, ci vedrà tutti attaccati al telefonino, a commentare, col tablet, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di un fenomeno che è sicuramente interessante, che è sicuramente proattivo, e devo dire, mi sorprende, è molto meno denigratorio del programma rispetto a quello che ti aspetti, perché tendenzialmente ti muove più di altro spesso e volentieri per criticare. Invece devo dire che mediamente l'aspetto è anche positivo. Però c'è tutto un mondo che è fatto dal prima del programma, dal dopo del programma, che è parimenti importante. E qui devo dire, vedo come il Grande Fratello e ha vissuto, diciamo, non giovanissimo, non perfetto, però nell'ultima edizione abbiamo fatto un grosso lavoro preparatorio sul mondo dei social, dando una serie di anticipazioni, lavorando molto bene durante, eccetera, eccetera, e devo dire che è stato un buon successo televisivo, ma è stato un grande successo di consumo del prodotto sulle varie piattaforme, ed è stato, per virgolette, un grosso successo anche in termini di relazione social. È chiaro che è un mondo che, se vogliamo, in questo momento non è ancora, diciamo, delineato né dal punto di vista tecnologia né dal punto di vista piattaforme, eccetera, eccetera, però è evidente che influenzerà soprattutto nel futuro non poco alcuni programmi, e quindi questo è sicuramente un scenario su cui noi siamo attenti, abbiamo una struttura dedicata proprio per questo mondo, e quindi credo che non possiamo dare le regole. È un mondo di evoluzione continua, che magari non sarà un'altra piattaforma, insomma, qui è un mondo che viaggia a una velocità pazzesca, però è evidente che comunque cambierà il modo di fare certi pezzi di televisione, creando un rapporto diverso con il consumatore, anche perché, se volete, nel piccolo, se c'è stato un vago accenno sul mondo degli UGC, è certo che noi abbiamo fatto qualche programma chiedendo agli utenti di mandarci dei contenuti, e devo dire che sono arrivati contenuti di qualità, e devo dire oggi la barriera produttiva è molto bassa, perché questi oggetti qua, foto e video, fanno delle cose che sono spettacolari. Quindi mi riservo altre cose per quanto più. Da questo intervento ne ho avuto una conferma indiretta e anche articolata di una bellissima riflessione di Baum, fece qualche anno fa nella società sotto assedio: se la televisione guida il mondo, che perché così effettivamente mi sembra perfetto. Detto ciò, adesso io entrerei più nel merito, appunto, dando la parola a chi poi gestisce le piattaforme, quindi in qualche modo rende possibile il commento che la social television di cui stiamo parlando. Quindi darei la parola, appunto, a un secondo che non ci vedo bene, Salvatore Ippolito, per quello che riguarda Twitter. Innanzitutto grazie per l'invito, è sempre bello ribaltare le soglie dell'università e riapprezzare un certo tipo di contesto. Due comunicazioni di servizio: l'hashtag social TV è quello su cui qualcuno sta twittando, quindi invito altri a unirsi alla conversazione. Se siamo particolarmente bravi, riusciamo a entrare anche in trending topic, perché non immaginavo
Se vi vedo chini è perché, non perché vi state distraendo, ma perché state per chini. Sì, sì, no, ero abituato all'università che chi stava con la testa china bacchettava, adesso il contrario, viene in qualche maniera incentivo. Fatelo, non ne ho mai. L'altra considerazione mi collego a mani, valutazione fatta poc'anzi su due temi, algoritmo e anonimato. Allora, sull'anonimato vado sul tema hashtag social TV, ho scoperto da quelli che stanno twittando, per esempio c'è qualcuno di fosse della Juve, chi sta twittando su quella campo, sapere a chi mi sto riferendo. Quindi secondo me è un tema che Twitter, per esempio, in qualche maniera è in grado in qualche maniera di ovviare, perché comunque le persone sono anche abbastanza facilmente conosciute, ci sono le bio, sono assolutamente un punto di riferimento. Il mio account su Twitter è Salimbo, quindi chiunque ha voglia di colloquiare con me mi riconosce, mi trova tranquillamente. L'altro tema è l'algoritmo. Noi non abbiamo algoritmo, quindi non abbiamo questo problema, nel senso che nel momento in cui uno twitta, lo vedete, appare direttamente il tweet in un secondo, quindi da questo punto di vista non c'è meccanismo di estrazioni, black box, strani meccanismi, come dire, non chiari. Il meccanismo è abbastanza semplice, immediato, quello che possiamo dire di Twitter è live, quindi real time, è pubblica. 95, più del 95% delle conversazioni succede in ambiente pubblico, non in chat. Abbiamo anche noi ovviamente direct messages, ma diciamo la parte preponderante quello che viene sotto gli occhi di tutti, ed è una piattaforma di dialogo, sul dialogo che adesso non stiamo un po' in considerazione. Quindi un algoritmo, un animato relativamente un problema. Che cos'è Twitter? Beh, da questo punto di vista sicuramente sotto gli occhi di tutti è la piattaforma, è un fattore abilitante del discorso tecnologia, è un fattore abilitante alla conversazione, mette in relazione persone che hanno interessi, tra questi interessi ovviamente anche le trasmissioni televisive. Sul fatto che voglio fare un po' di considerazioni, perché già abbiamo un po' di dati, perché abbiamo un po' di dati, vale la pena magari di condividerli. Un fattore abilitante è indubbiamente il mobile. Allora, l'80% dei nostri utenti si collega, utilizza Twitter attraverso mobile, quindi noi siamo nativamente mobile. Mobile si è affermato in maniera assolutamente importante, il fattore di penetrazione di smartphone hanno superato i feature phone già da qualche tempo, quindi direi su questo la parte è già avanti. L'altra considerazione è che di questi utilizzatori su mobile il 66% se twitta quando è davanti a uno schermo televisivo. Quindi ho due dati che in qualche maniera evidenziano un fenomeno che mi piace descrivere come l'abbandono del telecomando a favore dell'abbandono della mano destra. Poi bisogna vedere se uno multitask, multimane, sinistro telecomando, destro telecomando, l'importante è che non mi confondo, cambio il programma col telefonino. Però il tema fondamentale è che ormai, e infatti ci sono dei dati che valorano questo, un dato che mi piace citare, è che chi utilizza Twitter mentre va in televisione, o meglio, i TV viewers contro i TV e Twitter users, praticamente abbassano il problema dell'abbandono del programma, lo zapping. Normalmente durante i programmi di ricerca americana è evidenziato che i programmi televisivi c'erano un tasso di abbandono del 17% durante lo sport, che scende all'8%, questo è un dato ovviamente interessante per i broadcasters, scende all'8% se contemporaneamente quell'utente sta twittando. Evidentemente, poi ci sono altre considerazioni sul meccanismo mercatistico, diciamo così, su che cosa significa questo in termini di conversazione poi su temi televisivi e su annunci pubblicitari. Voglio punteggiare tre elementi. Allora, uno è quanto sia importante per gli utenti. Tre dati anche qui, vado in passo rapido alla segna tre eventi. L'evento che è rimasto sotto gli occhi di tutti e sembra già vecchissimo era quello che riguardava in qualche maniera gli Oscar, i tweet durante una trasmissione dove qualche donna sono state complessivamente 19 milioni, gridato al grande risultato. Vi ricordo che Brasile-Germania, non la finale, ma Brasile-Germania in poco più di 90 minuti, perché su Twitter la finestra
diciamo, di tweeting importante nell'arco delle tre ore, quindi un po' più un po' dopo, sono stati 35,6 milioni. Quindi evidentemente è ovvio che nell'arco solo di qualche mese sta drammaticamente mutando, diciamo, l'attitudine. Quindi sicuramente per l'utente parlare di soundtrack, parlare di colonna sonora della trasmissione televisiva che si utilizza di Twitter è abbastanza scontato. Dal punto di vista podcaster, sono già citato il dato che in qualche maniera evidenzia l'abbassamento del tasso di abbandono, ci sono anche ricerche che qualche maniera mettono in relazione causale il fatto di aumentare i ratings televisivi, aumenta le conversazioni su Twitter, aumentare le conversazioni su Twitter, aumenta i ratings televisivi. Quindi c'è un nesso causale piuttosto importante tra le due cose, e questo in qualche maniera aiuta a considerare quanto questo fenomeno sia importante per le podcast, non tanto per alzare le audience, ma è stato anche citato il famoso Colombo, anche in termini di ascolto, quindi per migliorare anche o comunque nell'individuare quali sono i territori su cui muoversi per migliorare l'evoluzione del prodotto televisivo. L'ultimo punto, che forse è stato toccato meno, che è quello del mondo pubblicitario. Allora, il mondo pubblicitario, un dato per tutti, i twittatori, diciamo così, coloro che guardano la televisione e al contempo utilizzano Twitter, hanno un incremento, un dato per tutti, del purchase intent, quindi dell'intenzione d'acquisto, l'incremento passa dal 16% di un annuncio pubblicitario medio al 30% di un annuncio pubblicitario visto anche in contemporanea su Twitter. Quindi sono dati assolutamente significativi, abbiamo tanti altri, però mi piaceva citare questo, visto che l'intenzione d'acquisto è il vettore ovviamente della proxy più immediata che ha dato questo. Quindi sono tutti elementi che descrivono come diciamo sia cambiato radicalmente il mondo, sia cambiato radicalmente il punto di vista. Su due cose però stiamo ancora in qualche maniera imparando. Uno, e su questo mi piacerebbe anche sentire il parere degli altri, magari ascoltare le persone su Twitter. Quanto questo, questo stia cambiando i modelli organizzativi aziendali, perché è ovvio che nel momento in cui c'è una trasmissione televisiva, si parla delle Iene, si parla delle Iene, fantastico, proprio oggi, guarda caso, per una posta abbiamo un'attività in comune con un'impresa sulle Iene, con un advertiser, che parla di qualcosa in televisione su Twitter, quindi vedete il trending topic e vedete di chi stiamo parlando. In questo caso bisognerebbe che le aziende si organizzassero per avere una presenza, come dire, dei team di marketing social la sera, la notte. E in altri paesi del mondo esistono delle war group, delle live studio che mettono insieme, non esiste, le persone di marketing social creativi, e appena esce il mostro di Chiellini, il mostro di Suarez e Chiellini, succede che c'è McDonald's con il panino mangiato e qualcun altro che comincia a twittare delle cose inserendosi sulla conversazione. Siamo pronti? Non lo so. Quindi, tema aziendale, stiamo cambiando, è evidente che questo implica dei pensamenti ovviamente piuttosto profondi. L'ultimo è sulla misurazione. Misurazione, ovviamente, contare o pesare, il tema che è stato citato prima. Intanto cominciamo a contare. Nissan ha appena lanciato un nuovo sistema di misurazione, diciamo l'auditor della società TV, chiamiamola così, si chiama Nissan Twitter TV Ratings, in cui siamo in grado di individuare quante persone twittano, quanti sono quelli che leggono, in particolare se si ha la unique audience, l'ultimo tweet factor, 200.000 utenti unici, unique audience, dati del giorno dopo, come i dati dell'auditor, che si comparano a poco più di un milione, tra l'altro un grande aumento rispetto anche alla puntata omogenea dell'anno precedente del live, quindi sono già entità che in qualche maniera si guardano negli occhi, almeno se quelle pesiamo, forse qualcosa di più che guardarsi negli occhi. Quindi si tratta di tornare un po' sui banchi di scuola e apprezzare un po' e valutare se il GRP è ancora una metrica chiave o se ci sono altre metriche che occorre valutare, magari anche cambiare modelli organizzativi aziendali. Questi saranno gli impatti per questa avventura. Grazie. A te sta diventando sempre
dire, argomenti anche di saperi diversi. Bene, il discorso si sta complessificando, diciamo che adesso arriviamo appunto a Sara Ranzini che ci presenta il versante Facebook, quindi appunto come su quel versante i programmi, perché su Twitter la conversazione può essere anche spontanea dal basso da altri soggetti che attraverso un hashtag aderiscono ad una discussione sul programma o meno. Su Facebook appunto le pagine dei programmi o altro invece in qualche modo si inseriscono un modo diverso. Prego. Grazie. Naturalmente essendo l'ultima ho avuto l'opportunità con il vantaggio di sentire tutto quello che è stato detto prima, lo svantaggio invece di avere soprattutto da Twitter alcune cose che mi spiace ripeterò, cercherò appunto di non mi hanno fatto ma va benissimo così. Parto però mi piace il mio vantaggio ha sicuramente visto che quasi tutti mi hanno parlato di tre aree, una la tecnologia, una l'esperienza e l'altra il mercato. E sono assolutamente d'accordo con quello che è il messaggio che è passato al tavolo da parte di tutti, che io non sarei seduta qui se la tecnologia non avesse fatto tutto quello che è successo, nel senso che Facebook nasce 10 anni fa e sicuramente c'è stata un'evoluzione, quindi Facebook nasce 10 anni fa come l'opportunità appunto mondiale dove postare dei propri contenuti e delle foto e oggi invece è sicuramente una piattaforma con degli strumenti aggiuntivi che vengono appunto sono stati inseriti proprio appunto su richiesta di quello che era il consumatore o miglioramento di quello che poteva essere la condivisione, ma soprattutto in base a quello che è cosiddetto mobile, quindi o second screen o altre appunto realtà. Se pensiamo a Facebook, per esempio, oggi noi abbiamo 25 milioni di utenti attivi al mese, di cui 20 sono appunto da mobile, e questo numero un anno fa era sicuramente appunto attivo mensile, ma era attivo annuale, quindi se pensiamo all'esponenziale, a quanto è cambiato quello che sia l'utilizzo del mobile, e qui mi piace anche parlare appunto anche proprio di quello che puoi vedere dal mobile, quindi la news, come la vuoi vedere, come viene appunto vinto, quindi proprio come viene messo quello che è il contenuto, sicuramente questo è un punto fondamentale. Quindi la tecnologia ha portato poi all'inserimento anche di utilizzo, come appunto diceva prima il compagno, invece anche su quello che poteva essere la TV, di vedervi poi magari sul tablet, quindi anche in un formato diverso, altro programma che prima vedevate un'altra parte, oppure anche lì una parte del programma per poi rimandare, qui facciamo riferimento alle pagine che appunto sono su Facebook per poi rimandare al programma, che sono invece all'interno di quello che poi è il contenitore che rimane quindi la TV. Quindi questa interconnessione è quella che possa essere, e mi aggancio a un altro punto che secondo me è molto, molto interessante, è l'immediatezza, nel senso che assolutamente c'è, allora, se si guardano il numero di dati che nel minuto oggi circolano, se lo guardiamo a 10 anni fa è imparagonabile da quello che possa essere la messaggera immediata, quello che possono essere i post o le condivisioni di altre cose. Però sono assolutamente d'accordo che nel momento appunto della TV c'è sicuramente una maggior condivisione all'interno di quello che possono essere commenti, contenuti, oppure anche appunto solamente un interesse di quello che possa essere il programma. Cioè oggi io mi ritrovo magari di aver visto un buon servizio su un TG e di condividerlo perché c'è una news che mi interessa, di condividerlo con gli amici su quello che è la mia pagina appunto di Facebook. E quindi qui poi arriviamo invece a quella dell'esperienza. La missione di Facebook che rimane sempre e rimarrà appunto è quella di rendere sempre più il mondo aperto, connesso, quindi di avere la possibilità di condividere con appunto le proprie persone ed esprimere quelli che sono appunto i contenuti. E qui secondo me un punto che ho sentito dai diversi interlocutori, ma che credo che per Facebook è fondamentale, è il marketing personalizzato, cioè il fatto che il consumatore è stato, nella maggior parte quando, quindi tornando anche sul discorso dei brand, che si faceva riferimento al meno piano o altro, il fatto che oggi il consumatore è al centro e questa è la cosa fondamentale. Credo che proprio la dinamica che sia completamente cambiata ed è quello che noi assistiamo principalmente tutti i giorni, vediamo su Facebook, è che il consumatore è al centro, è il consumatore che decide quanto dedicare, quanto leggere, quanto appunto continuare a commentare su quello che possa essere un post, che cosa postare, cioè come ti senti oggi. Quindi questa è un po' l'analisi che credo che siamo appunto uscita dalla ricerca e che mi ha fatto molto piacere e che tutti noi stiamo cercando appunto di vedere, quindi anche appunto il pubblico.
base appunto quelle che possono essere le attività e quindi possono appunto continuare su questa realtà. E non per mia vita, vi faccio gli esempi, per esempio della Coppa del Mondo, per noi è stato un grande risultato, nel senso che ci sono stati 350 milioni di post con più di 3 miliardi di interazioni, è stato comunque uno degli eventi più seguiti di social e qui mi fa piacere dire che c'è stata anche una grande interazione, perché proprio quelli che avevano la possibilità di vedere di che cosa parlavano, quali erano i giocatori più discussi, quali erano i momenti che erano appunto, quindi magari 5 momenti della partita che potevano essere più interessanti, sono stati poi dei dati, e qui vado sul passaggio di mercato, sono stati appunto poi dei dati utili per quelli che potevano essere o i broadcaster e i media, perché la quantità di dati, come si diceva prima, che vengono dati tenendo conto appunto di mi piace parlare non tanto di anonimato ma tanto più di rispetto della privacy, nel senso appunto che c'è una necessità per rispettare quelle che sono tutte le condivisioni che vengono fatte su quelli che sono i social, però ha dato la possibilità di vedere quindi banalmente, visto che comunque siamo un paese, ma un mondo che ama il calcio, il giocatore che è stato comunque più tweetato, più commentato su Facebook, è quella che poteva essere il momento della partita o altro. Ed è un momento, qui torniamo a parlare di una specie di social o comunque di attività di condivisione che è sicuramente appunto fondamentale. L'altro punto è la misurazione e la segmentazione, tornando al discorso della personalizzazione, che questo appunto è la possibilità di avere nel momento particolare oppure di predisporre, quindi quello che possa essere il broadcast, la possibilità di vedere chi è la persona che mi sta seguendo in base a degli elementi che vengono dati nel momento che si iscrivono a Facebook, dalla fascia d'età, ma anche appunto dove vivono, quali sono le loro abitudini, quindi in base a quelli che sono i dati condivisi. Quindi c'è sempre più questa possibilità, cioè c'è una ricchezza di comunque di dati, di attività che si possono fare insieme, si sta cercando di lavorare, sono d'accordo a favore con il Salvatore che più le aziende di tutti, noi per primi, che siamo delle aziende diciamo snelle, come piace dire, avremo bisogno di molte risorse e quindi sicuramente questo è un po'. Le conseguenze relative al mutamento della disponibilità dei dati sul pubblico, appunto, che dei programmi televisivi e del pubblico che poi in qualche modo commenta su Twitter o su Facebook. Ricordando tutto ciò che è stato appena detto, ma che forse sfugge a volte quando si è su Twitter commentando un programma o altro, che tutte le nostre conversazioni sono dunque pubbliche e di conseguenza possono rappresentare oggetto di riflessione, di analisi e di uso anche, come dire, inatteso o comunque non previsto. Quindi da questo punto di vista mi interessa appunto sentire il commento di Alberto e poi la grazie. Sì, rispondo alla sollecitazione di Sara e aggiungo anche una riflessione che deriva dall'aver poi studiato con metodi qualitativi tipo interviste, focus e altro i comportamenti di atteggiamenti di consumo delle persone, in particolare delle persone più giovani. Allora, complessivamente c'è una nuova mentalità, no? Che debbono in qualche modo è facile assorbirla per i ricercatori, è meno facile per le aziende. Gentilizianamente, è stato citato prima, io lo vedo come una lotta di potere, no? Evidente, c'è un problema di riassegnazione, di riequilibrio. Questo tipo di situazione è un potere di discorsivizzazione, ma è anche un potere di attribuire valori, significati, no? Potenzialità comunicative al brand,
rende di trasmissione, rende di canale alla persona, al politico, al soggetto. Tutto questo crea un nuovo campo di conflitto, molte occasioni di lavoro per chi ci sta davanti, nel senso che ho la sensazione che una parte considerevole delle persone che stanno qui davanti saranno poi chiamate a gestire questo tipo di arena, no? Perché è una nuova configurazione d'arena, molto più magmatica, perché è evidente che il passaggio di Nielsen, dal sistema di rilevazione Auditel, a un sistema di rilevazione che deve necessariamente integrare e che non può comparare, secondo me, piattamente e seccamente dati quantitativi. No? Il giochino di fare la top ten dei tweet, dei top ten delle citazioni, alla fine è un giochino che dopo un po' lascia il tempo che trova. È vero che deve trasformarsi in metriche, che deve trovare delle forme di standardizzazione di mercato, però non esaurisce il fenomeno, visto che ho 2 minuti ancora, temo passo al secondo aspetto. Perché non esaurisce il fenomeno? Perché, come dire, esistono una serie di campi inesplorati. Se voi lo osservate con la prospettiva di un ragazzo o una ragazza tra i 12 e i 14 anni, come abbiamo provato a fare noi, con grande difficoltà, perché portare in un luogo per fare un focus con dei ragazzi di quell'età comporta autorizzazione dei genitori, sapete, è drammatico, non si fa per questo motivo. Bene, emergono fuori degli aspetti estremamente interessanti nella strategia di marketing. Per esempio, emerge il fatto che i ragazzini calcio guardano gli scarpini dei calciatori e quindi la loro concentrazione è quella, e poi si whatsappano, no? Si whatsappano le informazioni. Allora, è evidente che questo non è, di nuovo, soltanto una forma di colonizzazione degli immaginari, parliamoci di altro. È una procedura normale, cioè di spostato di sport. Mio figlio per anni ha visto le scarpe dei giocatori NBA e poi al momento giusto, papà, posso comprarmi una volta la scarpa di Jordan o di altri? Fa parte delle regole della società di consumo in cui siamo, che ovviamente vanno temperate, moderate, regolamentate in tutti i modi. E è un'espressione che posso dire positiva, no? Non mi dispiace alla fine che si scende lo scarpino verde e che si monti, ma questo è solo un aspetto. Il secondo aspetto è relativo alla tipologia di generi, cioè quando tu osservi il fenomeno del sabato nascente ti accorgi che le persone sanno operare di estensione a piattaforme, e quindi usano Twitter per alcune cose, usano Facebook per altre, usano Instagram per altre, usano WhatsApp per altre. E questo riporta drammaticamente, perché è costretto ad osservarli e anche a monetizzarli, nell'oscurità, attraverso gli stessi social media, alcuni dei processi. Per esempio, WhatsApp è emergente, l'abbiamo rilevato noi ormai 4 mesi fa, è emergente in una maniera clamorosa, perché le persone si fanno in gruppo, si danno appuntamento, si dicono vediamo insieme questa cosa, no? Per cui giustamente dal punto di vista delle pratiche di consumo ciò che era trasparente si inabissa di nuovo, ma non è che perde di importanza, capiamoci, sono processi che densi di significato per chi li osserva lato ricercatore, ma secondo me densi di significato potenziale anche per chi osserva lato mercato. Concludo, siamo nella fase, ci saremo secondo me per ancora un paio d'anni, in cui passata la bolla d'euforia del fenomeno, per cui bisogna esserci, bisogna presidiare, che è una cosa assolutamente corretta, bisogna riportare entro i confini, no? Sia Facebook che Twitter sentiranno la giusta pressione ai broadcaster che dicono ok, se riesco a costruire un'app second screen e a riportare una parte delle conversazioni dentro i confini del mio walled garden, no, non lo fa soltanto Mediaset, lo fa MTV, che sta come posizionamento di mercato da un'altra parte su strategia mondiale, fra l'altro. Quindi ci sono una serie di fenomeni che vanno in qualche modo a posizionarsi, sono segnali di un mercato, di un ecosistema, diciamo prima,
complesso, non pacificato e soprattutto non maturo. Io non so di cosa parleremo fra 3 anni o fra 2 anni rispetto a Social TV. Alcuni degli elementi che probabilmente vediamo adesso saranno scomparsi, no? Altri ne emergeranno. Come dire, c'è molto da lavorare, c'è molto secondo me da lavorare insieme. Cioè, il contesto che ha rappresentato a questo tavolo secondo me è estremamente interessante per questo motivo, perché nelle fasi in cui emerge il fenomeno c'è un interesse condiviso da parte di chi fa ricerca, no? È interessato a studiare le pratiche, le esperienze, le modalità di costruzione di identità, e chi fa televisione o fa social media, quindi fa mercato, no? Per capire dove stanno andando queste pratiche. Approfittiamo di questa felice fase e come dire, continuiamo a lavorarci su, sapendo che non siamo da soli, nel senso che alcune cose che valgono per la società valgono per altri processi che riguardano gli ambienti a fianco, la piattaforma a fianco, le condizioni di consumo a fianco. Grazie. Fare molto di più nell'ambito, diciamo, di quello che è la produzione del contenuto.
Però ecco, anche qui è abbastanza debole, come dicevo prima, c'è più dentro di Facebook da una parte, più Twitter, alcuni sono più sulla nostra diciamo, piattaforma proprietaria, non so, la D'Urso, noi ci abbiamo 2.000-3.000 domande per la D'Urso, per assurdo, è più seguita su una piattaforma Mediaset che su Twitter. Quindi attenzione, la televisione rappresenta tendenzialmente un pubblico molto vasto che non è, diciamo, solo quello che digita. Quindi attenzione a non andare a influenzare il mercato, diciamo, con cose che possono essere di moda ma che poi ci facciamo fare. Quindi aspetto fondamentale per la produzione futura di una certa parte di televisione, però attenzione anche qui a come usarlo, su quello che poi alla fine è la principale fonte. Ci ha ricordato che la televisione continua ad essere centrale anche su queste piattaforme, non a caso appunto su queste piattaforme si discute di televisione. Mi sembra che su Twitter ricerche negli Stati Uniti, non in Italia, abbiano segnalato che dopo lo sport la televisione è il secondo argomento in cui si discute, quindi evidentemente continua ad essere al centro del mondo. Continua in realtà, secondo me, soprattutto per quello che riguarda Twitter, ad essere l'occasione per costituire una comunità effimera, quanto si vuole, anche alla durata del programma, si twitta un po' prima, nel corso si fanno i commenti dopo, ma in quel momento secondo me si appartiene a una comunità e Twitter da questo punto di vista consente effettivamente questa appartenenza e anche queste dichiarazioni di appartenenza usando alcuni hashtag piuttosto che altri. Allora, perché secondo voi, o meglio i dati, appunto se avete dei dati anche sull'Italia, perché io appunto apprezzerei molto sentirli, perché i dati sono sempre una sorta di difficile da ottenere. Ma com'è la situazione in Italia per quello che riguarda le conversazioni sulla televisione rispetto agli altri argomenti? E poi appunto anche se è un altro dato che a me piacerebbe sapere, se ci sono poi differenze rilevanti, significative tra i diversi tipi di programma, che era un po' quello che anticipava prima Grasso. In realtà un dato che è già emerso in letteratura è che ovviamente i tweet aumentano quando ci sono programmi live, è evidente. Alcuni programmi non riescono poi a produrre molto traffico, ma quali sono i dati che appunto potete avere, che avete e ci potete anticipare? Grazie. Beh, allora concordo sul fatto che stiamo studiando, nel senso che il collega che si diceva poc'anzi è un fenomeno talmente nuovo che dire della risoluzione in tasca sarebbe solo approssimativo. E quindi stiamo studiando, abbiamo appena chiuso una ricerca che lavora proprio sulla scala di ricerca qualitativa e fotografica, che significa che siamo andati noi nelle case delle famiglie a osservare come utilizzano, offriscono diciamo, dei contenuti televisivi e al contempo un'altra cosa, tra cui ovviamente utilizzare smartphone, tablet e la televisione, e questi dati saranno presentati. Quindi mi dispiace, non posso dare, non posso dare le anticipazioni da fare alla ricerca quantitativa, stiamo tra virgolette sdominando, ricerca tra l'altro anche cross europea, quindi abbiamo i dati anche di altri paesi per cui riusciamo, questi dati saranno disponibili ovviamente. Sicuramente quindi è un fenomeno che stiamo osservando con attenzione, non possiamo dire che ci sia sicuramente le trasmissioni live, ma se vediamo anche un po' di, diciamo, di episodi, di serie televisive, anche quelle sia su free to air che su PTV sono assolutamente perseguite e commentate, quindi non c'è una regola, non direi che c'è una regola principale. Vorrei, nella nostra, come abbiamo detto prima, che siamo quelli che mettono in collegamento le persone con i propri interessi, forse nasce proprio dalla iconografia che è stata generata vicino al Golden Gate, il ponte evidenzia questa immagine di San Francisco. Noi siamo molto collegati alla televisione, il punto che abbiamo prodotto, e qui torno sul tema, diciamo, mercato, mi spiace perché evidentemente è un tema molto importante, è bene chiarire bene come stiamo tentando di lavorare.
evidenzia la caratteristica. L'amplificazione è il messaggio che viene svolto in chiave televisiva appoggiando il suo prodotto. Questo prodotto deve essere fatto d'accordo con il podcaster, quindi dobbiamo fare una cosa in questo caso con gli altri podcaster, consente di utilizzare i pezzi di trasmissione, di cui invece ovviamente la funzione su mobile o su questo genere di device è limitata nel tempo, pezzi di trasmissione magari ancora meglio se non televisivi, quindi classici dietro le scene, cosa succede nei programmi live a cui normalmente l'utente non può accedere, no? Quindi pacchettizzati in piccole pillole di un minuto e mezzo, due minuti, e promossi, sponsorizzati magari dallo spot, dallo stesso sponsor televisivo, e a questo punto saprò che anche dei contenuti appoggiati su Twitter e derivati dall'ambito televisivo. Cioè, da questo punto di vista si finisce proprio nel cerchio da molti punti di vista, perché espando i contenuti editoriali, quindi io utente riesco ad accedere a dei contenuti a cui normalmente non avrei potuto accedere, perché guardo solo la televisione, quindi guardo su televisione, magari accedo dei contenuti dei video di scena in ambito piattaforma, diciamo così, ed è contento anche l'advertiser, potenzialmente poi anche qui dobbiamo studiare, anche se non tutto su questo tema, però è contento l'advertiser perché può amplificare un meccanismo che nasce con lo spot televisivo, con la promo sponsorizzazione e finisce col detenere, diciamo così, il contenuto anche su. Chiudo dicendo, secondo la mia metrica alla fine, è quello che stiamo trattando di fare disperatamente con un po' di aziende, disperatamente perché ogni volta la corsa anche a cercare di costruire questo genere di analisi e andare a vedere qual è l'impatto finale. L'impatto finale appunto è quelle metriche fondamentali che sono la riconoscibilità dell'azienda, del brand, del recall, l'uccisione, sono tutte metriche che a quel punto identifica quanto di contenuto marginale incrementale Twitter è in grado di dare, non c'è dubbio. Visione che svolta fa benissimo il proprio ruolo, il nostro tentativo ovviamente di fare l'extra mile, l'extra sforzo e aggiungere dei componenti a questo sistema che deve crescere. Non c'è dubbio che il sistema dell'advertising italiano debba avere dei, diciamo, delle aree, delle giornate migliori, come si succede molto prima. Da questo punto di vista è evidente che noi stiamo amplificando e non vuole aggiungere, di complementare, di rendere l'esperienza molto più, posso dire, potenzialmente rotonda, appoggiando le basi su un intento un po' più ampio. Visione su Facebook, se di agire poi come va a fare? Dipende sicuramente da parte di. Mi è piaciuto molto di Alberto sulla parte dei giovani e quindi appunto un po' come possa essere, e mi piace comunque sottolineare che tra l'altro di confermare anche molto l'aspetto sociale, nel senso che sono d'accordo sul fatto che ci sono queste conversazioni, e però mi piace molto portare ad esempio quello che era prima io, perché è successo su Bellini, appunto questo programma, settimana scorsa su questa ragazzina con una malattia incurabile, introvabile, che attraverso appunto naturalmente il lavoro, quindi qui fatto un esempio di interazione, ha portato a comunque a scoprire qual era la malattia e a trovare le cure appunto per questa ragazzina. Quindi vedo sempre questi appunto aspetti, ma anche appunto la semplicità e il fatto dell'aggregazione, per cui secondo me una cosa è di lavorare insieme, di tenere conto di come questi ragazzi hanno una capacità di micetto, io nel senso che io lavoro da pochi mesi in Facebook, ho scoperto un mondo in 5 mesi è completamente diverso, cioè tutti quelli che possono essere gli strumenti, i gruppi, le condivisioni, e facendo appunto proprio riferimento ai gruppi, ho visto per esempio nel caso dell'alluvione di Genova questi angeli che rispetto a quel fando che hanno fatto un lavoro eccellente, ci sono stati dei ragazzi, si sono messi insieme e hanno utilizzato Facebook e WhatsApp proprio appunto per comunicare e per dare tutte quelle informazioni necessarie in maniera tempestiva e immediata all'interno di quello che potrebbe essere la situazione. Quindi cioè, questi esempi secondo me sono sempre prima, importanti proprio appunto perché utilizzare questi strumenti lasciando poi naturalmente le persone al centro, quelli che possono essere strumenti, quindi si parlava di contenuti televisivi, naturalmente la televisione al centro è sicuramente importante. L'altra cosa che volevo appunto chiudere è anche
anche noi stiamo lavorando, come dicevamo prima, sicuramente ci sono diversi strumenti, noi chiamiamo padre content, che sono appunto legati sia al mondo del broadcaster che al mondo del cartaceo, e quindi la possibilità appunto di condivisione di quello che appunto di ascoltare, perché appunto nella ricerca si parla molto di ascoltare le conversazioni, tradurle poi in quello, ad esempio su Facebook abbiamo questo gruppo che si chiama Facebook Data Science, che fa questa analisi, adesso per esempio stiamo facendo tutta questa analisi delle mid-termination per appunto andare a vedere quelle che possono essere, quali sono appunto le date condivisive all'interno, e dall'altra parte invece cercando di vedere con i broadcast come si possono appunto fare delle attività, per esempio del mondo, faccio un esempio di il Telegram, che è anche online, ha deciso appunto di trovare un modo diverso per comunicare invece appunto quelli che sono i risultati appunto della link e appunto dell'informazione della visualità. Quindi anche qui stiamo lavorando molto su quella che possa essere l'integrazione, lasciando però poi il contenuto televisivo al centro e cercando invece appunto di creare una interazione con quelli che possono essere le altre. Perché questo problema è che
sociale, perché ci sono sempre luoghi nel discorso sui media, su tutti i media, anche sulla televisione, che non sono visibili. E quindi tutti i discorsi che noi facciamo sono relativi a quella porzione di discorsi sui media che vediamo, che possiamo vedere, che possiamo monitorare e che cerchiamo anche di monetizzare. Ma poi c'è un mondo intorno, dentro, che per definizione sfugge continuamente al controllo, resiste anche involontariamente, non perché, ripeto, sia fatto ora. Allora io credo che la grande sfida, come sempre, quando studiamo i media, da quando vengono studiati i media, è di tenere presente questa ambiguità di fondo. Non solo quello che vediamo, ma anche quello che per definizione non possiamo vedere.